Pace bene a tutti. Oggi 23 aprile ricordiamo San Giorgio. Ascoltiamo. Di San Giorgio non si sa molto. Alcuni dati verosimili riferiscono che Giorgio nacque in Cappadocia e fu figlio di Geronzio, Persiano e Policronia, Cappadoce, che lo educarono cristianamente. Divenne tribuno, ma non si sa se dell'armata dell'imperatore di Persia Daciano o dell'armata di Diocleziano, il quale, con l'editto del 303, divenne un grande persecutore dei cristiani. Il tribuno Giorgio, allora, dopo aver strappato l'editto, venne arrestato. Fu invitato ad abiurare, ma egli si rifiutò, confessando la sua fede in Cristo. Sottoposto a svariati supplizi, venne buttato in carcere. Qui ebbe la visione del Signore che gli predisse i 7 anni di tormento, 3 volte la morte e 3 volte la resurrezione. I resti archeologici della basilica, eretta qualche anno dopo la sua morte, mostrano come il culto verso il santo iniziò quasi subito. Il sepolcro di San Giorgio è a Lod, presso Tel Aviv, in Israele. Martire di Cristo, viene raffigurato dalla tradizione popolare come un cavaliere che affronta un drago, simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno. Questa leggenda sorse ai tempi delle crociate ed era influenzata da un'immagine nella quale l'imperatore cristiano Costantino veniva raffigurato col piede che schiacciava un drago, simbolo del nemico del genere umano. I crociati poi trasformarono il martire Giorgio in un santo guerriero, volendo simboleggiare l'uccisione del drago come la sconfitta dell'Islam. Con Riccardo Cuor di Leone, San Giorgio venne invocato come protettore da tutti i combattenti. Con i Normanni il suo culto si radicò in Inghilterra. Vari ordini cavallereschi portano il suo nome e i suoi simboli. Fra i più conosciuti, l'Ordine di San Giorgio, detto della Giarrettiera, l'Ordine Teutonico, l'Ordine Militare di Calatrava d'Aragona e il Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio. È considerato il patrono dei cavalieri, degli armaioli, dei soldati, degli scout, degli schermitori, della cavalleria, degli arcieri, dei sellai. Inoltre è invocato contro la peste, la lebbra e la sifilide, i serpenti velenosi e le malattie della testa. Molte sono le chiese a lui dedicate e tanti i paesi e regioni del mondo di cui è patrono. San Giorgio è celebrato come il patrono degli scout, degli schermitori, ma anche della cavalleria, degli arcieri, dei sellai. Alcune di queste professioni sono passate un pochino in disuso, però è anche il patrono dei cavalieri e dei soldati. Ed è proprio ai soldati che voglio pensare oggi e voglio affidare anche alle vostre preghiere per l'intercessione di San Giorgio. I soldati sono chiamati a fare un lavoro importante, che è quello della protezione, ma a volte anche un lavoro doloroso, che è quello dell'attacco, e che a volte comprende anche l'uso della violenza, l'uso dell'omicidio. Vogliamo pregare per tutti i soldati in questo momento, per qualunque bandiera stiano combattendo, che il Signore faccia breccia nei loro cuori e che sappiano veramente in ogni momento, al di là del comando del più potente, capire veramente qual è il comando del più potente ancora, ossia Dio onnipotente, il Dio della pace e il Dio dell'amore. C'è tanto bisogno che nel cuore di chiunque faccia breccia questo amore. Allora ci vogliamo raccogliere in qualche istante di silenzio, pensando proprio a tutte le vittime del dolore, anche le madri dei soldati che hanno perso i loro figli, e del dolore che a volte è giustificato solamente dalla prepotenza umana. Affidiamo tutto all'intercessione di San Giorgio e lo imploriamo. San Giorgio, prega per noi.